Un'organizzazione che esercitava la signoria totale sul territorio, la descrivono così gli inquirenti nella conferenza stampa di questa mattina. 41 arresti contro le cosche Ferrentino, Chindamo e Lamari, che, oltre all'Aureana di Borrello, avevano espanso il proprio potere feudale anche nel profondo nord, nelle province di Milano, Pavia, Como e Varese. Un impero basato sul traffico di cocaina, spesso dissimulato dalle importazioni di riso, che conducevano tramite una delle aziende sottoposte a sequestro. Di Luigi Galizia non si hanno più notizie proprio da domenica scorsa, dal momento della mattanza consumatasi nel cimitero di San Lorenzo del Vallo. Il procuratore capo di Castrovilla, Eugenio Facciolla, vorrebbe ascoltare Luigi Galizia come persona informata sui fatti. Intanto il magistrato ha disposto una serie di accertamenti tecnico-scientifici sull'automobile in uso al ragazzo, sottoposta a sequestro. All'opera i carabinieri del RIS. Appuntamento in aula il 21 febbraio del 2017. A rappresentare la pubblica accusa sarà il pubblico ministero Benedetta Callea. Alla sbarra 16 imputati, tecnici, amministratori e dirigenti Sorical, coinvolti nell'inchiesta acqua sporca sul presunto inquinamento del bacino dell'Alaco. Dovranno rispondere a vario titolo di avvelenamento colposo di acque, inadempimento contrattuale, falso, interruzione di servizio e omissione. Andrà a processo anche l'attuale sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, presidente della Sorical, società partecipata che si occupa della gestione delle acque su gran parte del territorio calabrese. 4 novembre, è questa la data indicata dall'assessore Roccisano e dal presidente della provincia di Catanzaro Enzo Bruno per far partire il tanto agognato servizio di trasporto e di assistenza specialistica per i 30 studenti disabili della provincia di Catanzaro. I genitori si dicono scettici, mentre gli altri studenti hanno manifestato l'intenzione di autotassarsi pur di permettere ai compagni con disabilità di frequentare regolarmente le lezioni. Intanto, dopo il pasticciaccio di un'intervista a Report, sono molti a chiedere la testa dell'assessore all'istruzione, che dal canto suo ha già esternato la volontà di restare al suo posto. Il Cosenza saluta la Coppa Italia. Fatali rigori alla squadra silana. Sbagliano Corsi e Cavallaro. Il Taranto vince e nel prossimo turno affronterà il Messina. Il Cosenza torna a casa.